Bisogna stare molto calmi, bravo Buffon, bravo Gigi. Questo è il comportamento di un professionista che sa che cosa c'è dentro questa partita, sa che è in questo momento che a maggior ragione bisogna placare gli animi. Sotto tocca il pallone che termina in fallo laterale, la rimessa in gioco però è per la Juventus, allora forse il tocco di Pessotto non c'è stato. Collina va a stringere la mano a Pessotto che ammette di aver toccato il pallone, questo è un grande gesto. Verso Lucio, a vuoto Buffon, vediamo se l'ha toccata Buffon secondo il guardaline, no, era rimessa laterale probabilmente per l'Inter. Buffon l'ha detto a Saccani, Buffon è andato da Saccani e gli ha detto di averla toccata. Ascoli Regina è la gara che può spiegare bene la differenza tra fair play e anti-fair play. Sono trascorsi 15 minuti quando Valdez avverte i calciatori in campo di avere un problema. Si fermano tutti, tutti tranne Vincenzo Sommese. L'Ascoli comprende l'errore nella valutazione dell'episodio che ha portato al gol e rimedia con un grandissimo gesto di fair play che porta la firma del suo allenatore. Il tempo di rimettere il pallone al centro del campo che Pagano viene lasciato libero dagli avversari di rimettere i conti in parità. Sempre un giocatore, un uomo straordinario Zola, non va a festeggiare con i compagni, va a salutare gli avversari, va a consolarli.